Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. No, però non si può mettere le caratteristiche della propria persona sopra la logica dell'istituzione che si presiede. Va bene. Allora, scusi Bertinotti, a sinistra che succede? Nulla. Nulla, perché non può succedere nulla su un corpo sostanzialmente privo di vita. Questa cosa è drammatica, ma è vera. Adesso no, non le racconto recenti esperienze. Allora, la posso dire questa. In una recente mia esperienza, in un dibattito che non sto a dire su chi e su cosa, comunque c'era un pubblico in larga misura fatta da simpatizzanti e iscritti per il PD. Siccome dovevo fare un minimo di ragionamento, per ragione di onestà intellettuale, ho detto una cosa scusandomi se offendeva la loro atteggiamento politico, la loro attitudine politica. Ho detto, guarda, sensibilità, perfetto. L'unica cosa buona che dovrebbe fare il PD è quello di sciogliersi. Perché racconto questo episodio? Perché è scoppiato un applauso. Cioè vuol dire che anche dentro del PD le parti più interessate non sopportano più questa finta vita. Ma scusi, noi siamo di fronte. Questo è un partito che nei sondaggi è sceso al 14%. Che obiettivamente, non lo dice un suo critico, obiettivamente rischia la fine del Partito Socialista Francese, se vuole usare l'enfasi del glorioso Partito Socialista Francese. Ed è così avvertita questa cosa che ci sono due atteggiamenti insieme presenti nel paese politico. Uno è quella di un'attenzione persino crescente nei confronti del PD e di un'altra, una percezione crescente anche nel PD del rischio della sua scomparsa. Stiamo ai fatti e io, diciamo così, concedo di stare dalla parte dell'esistenza, cioè rimuovo la mia idea secondo cui sarebbe un atto di generosità nei confronti della sinistra, l'autoscioglimento. Esattamente. Scusi, ma un congresso in una situazione così drammatica si fa proponendo, senta il classico, documenti che affrontano i punti della politica, da quelli internazionali a quelli nazionali, alle forze politiche, al sistema di alleanze, capito? Due, tre documenti contrapposti. Mi faccia dire, se vuole rinascere, il PD deve scegliere tra essere una sinistra liberale o una sinistra socialista. Hic rodus, hic salta. Se no, allora, è la morte. Ecco qua, volevo arrivare a questo, perché lei da tanto tempo mi dice che la vera essenza